Ma smetti. Una candelina. Fai un po' la. Beh, no. Un attimo però. Ti posso ammaestrare per prendere soldi con te o no? Che scusa, mi sta apatica. È la mia occasione per diventare famosa. Diglielo, Luni. Adesso non ti faccio più vedere. Basta, Lamuni. Momento di gloria finito. Allora, pronto, fiorellini. Sono qui con Lamuni e Ermi per vedere quanto o cosa fa. Iata. Sei proprio infame, eh? Cosa fa la Muni? Questo è un video per vedere cosa fa la Muni. Aspettate, la modalità risparmio adesso. Allora, dovete sapere che la Muni è apatica. Rompe, cioè, non rompe perché non ti caga, apatica. Vediamo come starebbe l'Onyx con i tuoi capelli. L'avevamo già visto, avevo fatto un video. Dove sei? Oddio, è bellissimo! Dove vai? Oddio, è bellissimo! Allora, Dana Bertè. Luna, di qui, eh! È bello, dice bellissimo, io farei la foto. Ecco qua, un barboncino. Un Russell Cartier, un Jessel Russell. Di qua! È la mini versione di te. Ecco, come Tica non ascolta nessuno, cioè non gliene frega niente di niente. Puoi anche star giacendo sul ciglio di un'autostrada. Lei non se ne frega, proprio non se ne frega. Lei può essere l'unica tua salvezza, lei non gliene frega. Ti lascia lì così. Ma che stai facendo? Le diamo un poco da mangiare, magari se le diamo da mangiare se no va, perché è cattivo. Sentite cosa fa. Lei respira così. La Muni ha preso un po' troppo. Questo non te lo puoi mangiare tutto, hai capito? Niente, non te lo puoi mangiare tutto, hai capito? Muni si dice che faccia così perché lei togli quella zampina. Lei ha avuto un intervendino. La Muni non ha tutta la parte sopra della bocca. Vedete? Avete visto? Quindi respira male perché lei tutta questa parte qui. Dove sei? Questa parte qui lei non ce l'ha. Questa parte qui ha i dentini solo di sotto, quelli là che si vedono, questi qua. Mi sento tanto una dentista. E quindi dici che respirerebbe così. Però respirava così pure anche prima. È soltanto perché vuole fare la dolce carina. Togli quella zampina. Non dobbiamo più salutare i fiorellini. Deve fare la carina e coccolina. Lei fa questi versi per fare la carina e coccolina. Fai la carina e coccolina. Però devi fare piano, hai capito? Ti sei detto che ha preso Luna. Fai piano, hai capito? Piano. Fa vedere ai fiorellini come fai piano. Piano. Piano, 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 bravo. La Muni strana. Praticamente dicevamo, la Muni è apatica, non gliene frega niente di nessuno, cioè tu la puoi chiamare, lei non gliene frega niente, quindi ogni volta che sale qua le dai da mangiare, dopo lei se ne va perché non gliene frega più niente di te, quindi ormai quello che voleva se l'è preso, però adesso è ancora qui. Non so, è che si è appassionata anche lei a YouTube. Piano, 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 basta, ando dato. Basta. Un po' così. Un po' così. Un po' trovate
l'ingrediente segreto in questa foto? Un ringhio è sì, due è no. Ok. Mi vuoi bene? Ha fatto il silenzio. Cosa significa? Mi vuoi bene? Vuoi solo mangiare per questo che mi calcoli? C'è dall'altra parte. Sì. Hai detto di no. Allora, uno è sì, due ho 50.000 euro. Sei un po' falsetta? No. Io non capisco le sue risposte. Ermi è la traduttrice. Perché le sue risposte non ne capisco. Allora, la notte, se io dovessi soffrire molto, che tu sei solo l'unica speranza della mia salvezza, mi salveresti? Mi salveresti? Mi salvi o no? Non lo so, forse quello era un segnale di qualcosa. Non c'è un'interferenza, non sento in studio. Quando è venuto Lucas, te lo ricordi il gattino di Mary Joyce, vero? Te lo ricordi, sì? Ecco, traumatizzato! Ho già finito la domanda! Tu pensavi fosse un gattino carino, coccolino, un tuo amichetto nuovo, giusto? Lo so. Sei rimasto di sì. Ecco. E... ecco, non te lo chiedo più. Basta, ho capito. Va bene, prossima domanda. Cosa che hai sempre voluto chiederti? Perché hai smesso di dormire con me? Ah, questo non puoi rispondere. Ok. Ci trighiamo certe volte, tutte e due. Dimmi. Un attimo, fammi pensare. Allora chiedimele tu, fammi tu le domande. Cioè, se non hai pazienza di aspettare. Fai la tua domanda, perché questa... Allora. Luna. Ma come sei preso tutto lo spazio? Muni, ti sei presa tutto lo spazio, ti rendi conto? Muni! Eccoci qua. Allora, fammi tu una domanda, siccome... Muni, ecco. Allora, se tu non mi vuoi... Fammi, ecco, non mi ricordo più cosa voglio chiedere. Fagliela tu una domanda. Sì. Fazzola. Luna. Una per il sì e due per il no. Ti hanno rapito? Non guardare lei, guarda me. Hai detto di sì? No, lo so. Sì, l'hanno rapita. Ma chi? Non lo so. Stai cercando di scappare, Luna? Vuoi scappare, Luna? No. Non puoi dirmelo, sennò ti uccidono? Sì, ero sicuro, l'ho sentito. No, ti bannano. No. Mi aiuta, Luna? Oggi ci sono le scosciate lì dietro. Bellissimo. Allora, Muni. Perfetto. Se mi voleva bene. Muni, te lo richiedo un'altra volta. Mi vuoi bene? Muni. Oh, eccoti. Ah, bravo. Poi, vuoi bene, Ermi? Luna, vuoi bene Ermi? No, non vuoi bene Ermi. No, dai. Si è rifiuta di rispondere. Ah! Muni, questa è una cosa che ho sempre voluto chiederti da qualche tempo. Luna, ascoltami bene, perché qua io voglio saperlo questo. Stai cercando di rubarmi il ragazzo? Evitando la risposta. Cioè, bene, allora, Muni, ti farò fuori Muni. Ultima chance per salvarti. Ti farò fuori Muni. Hai risposto sì. Ti vuoi salvare? Sei tu qua. No. Mi è depressa, non voglio morire.
Non si può dire male su YouTube? No. Non si può dire. Vale, vai andartene? No, ha detto di no! Ha detto di no! Non vuole darsene dalla sua famiglietta. Voluto fare animali, ricordate in mente. Perché dicono che loro riescono a vedere fantasmi. Volevo chiederle, siccome ci sono state delle cose un po' strane a casa, Luni, ti ricordi, vero? Ecco. Ti ricordi, Muni, quelle cose strane che sono successe, vero? Perfetto. Era un sì. Era un sì. Allora, dimmi, era il mio fantasmino amico? Perfetto, grazie, Muni. Grazie. Grazie. Almeno non eravamo in pericolo, perché io ho un fantasmino mio amico che mi aiuta a trovare le cose che perdo. Hai mai visto un fantasma? Cioè proprio tu lo vedi? Che va in giro per casa? No, non ti hanno più i croccantini se non rispondi, eh. Luna? Luna, ci sei? Luna, c'è un fantasma qui con noi ora? Domande amorose, domande sull'amicizia, sui friends, sull'amore. Ne abbiamo? Vuoi rubarmi il ragazzo? Luna? Ha detto... No. Perché lei è una bacchetta. Lei non calcola nessuno. Se ne frega di tutti. Oh, ecco appunto. E ogni volta che arriva il mio ragazzo, mi devo mettere qua per farmi vedere. Ogni volta che arriva il mio ragazzo, lei arriva subito. Sono una zia. Così tutta bella felice. E sta lì con il suo culetto. La sua codina vuole rubarmelo, eh? Si capisce proprio che lei è innamorata persa come i nipoti che sono innamorati quando sono i nipoti piccoli, i bambini che sono innamorati dei tuoi fidanzatini persi. Uguale lei, uguale. E niente, Ferrellini, io, la Muni e Ernie vi salutiamo. Visto come vi saluta la Muni, hai visto come vi saluta la Muni? Vi saluta così la Muni. Vi salutiamo così. Cosa fai dentro la tazza? Esci da lì. Ecco qua.